tutti e scusate intanto per essere venuti, per aver risposto al nostro invito e grazie diciamo per condividere con noi questa giornata che è, come si faceva una volta, la festa dell'olio. Noi abbiamo, diciamo, nella nostra, già negli anni passati abbiamo fatto questo tipo di attività, questo tipo di iniziativa, lo chiamavamo appunto Buono come l'olio, ed era una iniziativa dove noi raccontavamo e spiegavamo ai nostri amici, a tutti, insomma, a tutti coloro che erano interessati, il nostro olio d'olio. In realtà oggi non parliamo solo del nostro olio d'olio, ma soltanto diciamo en passant, perché parleremo, grazie al dottore Marino, al professore Marino, che ci ha fatto l'onore di essere qui presente per raccontarci come si fa l'olio di qualità. Adesso io sull'olio di qualità vorrei dire qualcosa, poi vorrei ringraziare anche il dottore Liberto che si occupa di, in generale di agricoltura, in particolare di olio e in particolare ancora di olio turismo, e cioè di una come dire, iniziativa che mette al centro l'olio nelle strutture recettive, diciamo. Quindi diciamo una nuova frontiera dell'olio d'oliva. Io vi pregherei di arrivare a qua perché io poi sono solo e mi intimidisco, mi emoziono. E quindi l'olio è come l'uliveto e l'olio in generale è come i parenti d'America. Ognuno di noi ha un parente d'America. Ognuno di noi ha un uliveto che in qualche modo se ne occupa. Lo coltivo oppure no, ma insomma tutti abbiamo a che fare in Sicilia con la cultura dell'olio, però molto spesso non riusciamo a fare, come dire, riusciamo a creare un olio di qualità. Perché? Perché probabilmente siamo ancorati, lo dicevamo poco fa stamattina con il nostro amico Carlo Aguglia, che è un grande cultore non solo dell'olio ma in generale delle cose belle, io dico, e diciamo siamo ancorati a tradizione, al passato, a un modo di pensare alla produzione dell'olio che è legata, diciamo, alle vecchie tradizioni, alle nostre vecchie famiglie. Invece in realtà l'olio, come dire, questa forse è uno dei casi in cui bisogna allontanarsi un attimino, dal rompere un attimino la tradizione e innovarsi e creare, come dire, una maggiore attenzione alla... eccolo qua, scusate, io chiudo. E a creare un buon prodotto. Per fare un buon prodotto ci vuole una cultura dell'olio, ci vuole lo studio, ci vuole la capacità di... Scusate. Ci rispondi a Fabrizio. Quindi è importante, come dire, capire che l'olio si fa nell'uliveto, ma si fa anche e soprattutto, io dico, nel frantoio. Abbiamo qui peraltro un amico frantoiano che è il nostro amico Epifanio, che ha un frantoio a Liminusa, e spesso ci confrontiamo su come costruire, su come fare un buon olio d'oliva. Io parlo spesso con i nostri amici, con i miei conoscenti, con i miei parenti, e litighiamo sull'olio, perché c'è un professore Bonmarito, lo litighiamo spesso, ma non solo di olio. E li diciamo perché abbiamo un modo di vedere le cose che alcuni appunto ancorate alla tradizione, altri diciamo più innovativo, più legato diciamo alla nuova frontiera, al nuovo modo di pensare all'olio di qualità. E quindi diciamo questa l'idea era quella di mettersi tutti assieme e parlare di olio d'oliva con, non tanto con noi che ci sentiamo ancora diciamo dei neofiti dell'olio d'oliva di qualità, dell'olio extravergine di qualità, ma con chi diciamo ha una cultura dell'olio perché produttore, perché diciamo conoscitore attento dell'olio, e con chi pensa che l'olio può diventare una grande occasione di crescita del territorio. Ecco, io credo che la parola chiave, la keyword di questa vicenda dell'olio è dare valore alle cose, dare valore all'olio, perché se diamo valore all'olio probabilmente cresce il valore del nostro territorio. Molto spesso diciamo, questa prospettiva di ragionamento la trascuriamo, e invece io credo che sia importante, perché pensateci un attimino, a Imperia adesso molti diciamo, non sono solo produttori, questo, presenti qua sono diciamo, conosciuto come dire, consumatori,
però fare un buon olio d'oliva significa avere anche un prodotto che fa bene alla salute, che aiuta a migliorare, diciamo, i propri pasti, che accompagna i propri pasti. Quindi fare un buon olio d'oliva significa fare crescere un territorio, perché significa dare valore al territorio. Molto spesso ci lamentiamo, quest'anno è stato un anno particolarmente positivo per una serie di congiunture che si sono determinate a livello addirittura internazionale, la crisi dell'olio spagnolo, però come dire, in genere noi svendiamo il nostro patrimonio olivicolo, svendiamo il nostro olio. Allora noi dobbiamo costruire un prodotto che ci aiuta a crescere come produttori, crescere come consumatori e complessivamente a crescere come territorio, perché se noi riusciamo a come dire, a fare crescere un pezzo di questa economia, probabilmente diamo un contributo più complessivo al nostro territorio. Io ho finito, vi chiedo scusa, non parlavo davanti a tante persone da tantissimo tempo, quindi ogni tanto, anche se nella vecchiaia, mi lasciare un po'. Io darei la parola al professor Marino e poi darei la parola al dottore Liberto, che ci parla appunto dell'olio turistico. 20 minuti oggi, quello che vuole. Però hanno a mangiare, poi se fanno una sommossa, fanno una sommossa. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Cosa vi devo dire? Io mi occupo seriamente di olio da una decina, 10 anni, sono amministratore di una società americana che ha fatto dei grandi investimenti in Sicilia. E anche se a livello di tradizione familiare sono stato sempre, come tutti, a contatto con questo mondo, che riserva tantissime sorprese. Allora, vorrei rispondere alla domanda: come si fa un olio di qualità? Dovete considerare che l'olio nasce come un bambino. Lo tiriamo dal grembo, che è l'oliva, quando è ancora intatto, sempre che l'oliva sia intatta e non attaccata da vermi o da qualsiasi tipo di problema. Quindi, partendo dal presupposto che l'oliva deve essere integra e raccolta nel momento giusto, facciamo un'estrazione, cioè facciamo nascere questo olio, e da quel momento iniziano i problemi, perché l'abbiamo tolto dalla protezione che è la pianta e l'oliva. E l'olio, se non adeguatamente conservato, va incontro a una serie di processi di degenerazione che possiamo sintetizzare in ossidazione. E quindi tutte quelle proprietà sensoriali che sono di abbinamento per la nostra gastronomia e per la nutrizione, l'effetto salutistico, rischiano di scomparire. Quindi io la domanda provocatoria che faccio sempre: ma siamo sicuri che il nostro olio extravergine di oliva che abbiamo raccolto nella nostra campagna a distanza di 6-8 mesi è ancora un extravergine? Perché badate bene che non diamo per scontato che questo avviene quando la temperatura va oltre 25 gradi, magari 30-35, a contatto con l'aria. Anzi, quasi sicuramente quell'extravergine si è trasformato in un grasso vegetale ricco di acidi grassi saturi. E questa è la grande beffa che abbiamo noi, che siamo la seconda regione d'Italia tra i maggiori produttori, che conosciamo poco sia le proprietà sensoriali che deve avere un extravergine, sia il difetto sensoriale. Allora vorrei fare anche uno spaccato a livello di terminologia, perché anche a livello di terminologia merceologica ci sono dei grandi ci possono essere delle differenze, diciamo, di interpretazione. Olio di oliva, quando noi diciamo olio di oliva, commercialmente individuiamo una categoria che non c'entra niente con l'extravergine. Quindi la prima cosa da fare è mettere sempre extravergine, abituarci che non è un qualcosa di secondario. Faccio un esempio: andiamo al supermercato e vediamo tonno all'olio d'oliva. Che cos'è quell'olio d'oliva? È un olio spesso lampante, che ha perso tutte le sue proprietà, raffinato chimicamente, non raffinazione tipo persona raffinata. Raffinato significa trattato chimicamente
è convertito in qualcosa che non ha odore, che serve solo per la conservazione. Allora dobbiamo entrare nel mondo dell'extravergine, capire che cosa significa extravergine. Tutti noi dovremmo rispondere alla domanda: dammi la definizione di un extravergine. E spesso nelle assemblee così colte, così dedicate al settore, pochissime persone sanno qual è la definizione di extravergine di oliva. Extravergine di oliva, possiamo dire, possiamo sintetizzare che un olio estratto meccanicamente dalle olive a temperatura inferiore a 27 gradi, privo di difetti sensoriali e chimici. Quello che noi possiamo capire sicuramente sono i difetti sensoriali, quelli chimici un po' meno, perché per esempio l'acidità libera dell'olio non siamo in grado di percepirla, si può solo misurare. Quello che scambiamo per acidità è spesso la piccantezza, che invece è un parametro di qualità. Quindi attenzione, i parametri di qualità dell'olio: il fruttato, l'amaro e il piccante. In assenza di almeno di uno di questi tre parametri non si parla di extravergine. Si può parlare di vergine, o quando il difetto è maggiore, si dice di 3, si parla di lampante. Quindi la prima cosa che il consumatore, l'agricoltore, tutti quanti i ristoratori dovrebbero iniziare a coltivare è l'approccio sensoriale con l'olio. Fare in modo che nella nostra tavola ogni giorno ci sia un extravergine. Addirittura ci sono dei paesi, e io mi vergogno di dirlo, pure il mio, in cui c'è una cattiva usanza di usare l'olio dell'anno prima perché pizzica di meno. Ecco, questa secondo me è proprio una cosa sbagliatissima, perché bisogna sempre usare l'olio nuovo. Anzi, adottarsi anche a livello domestico, e oggi ci sono le condizioni per farlo, la tecnologia aiuta, per fare in modo che quest'olio vada a contatto con l'ossigeno. Da poco sono stati inventati i baking box, sono dei contenitori tipo dei bidoncini, come quelli del vino per intenderci, in cui il frantoio direttamente può metterli direttamente in questi baking box e consegnarli al produttore se vuole. Quindi automaticamente si spilla l'olio, il sacchetto si contrae, l'aria non entra dentro, e quindi già un grande vantaggio per preservarne la qualità. La temperatura è importantissima, dovete conservarlo a temperature compatibilmente con le vostre case, con i magazzini, che non dovrebbero mai superare i 20 gradi, anche se mi rendo conto che è un parametro difficile da rispettare, soprattutto in Sicilia, ma quantomeno tenerla al fresco. Quindi risolvendo il problema del contatto con l'ossigeno, la temperatura adeguata, riuscite sicuramente a fargli superare l'anno di vita e soprattutto l'estate. È ovvio che il panorama varietale è così ampio in Sicilia, che ci sono oli che hanno quantitativi di biofenoli, quindi amaro e piccante, più elevato, quindi sono più adatti sono più resistenti alle alterazioni da parte della temperatura della luce. E dipende soprattutto dal tipo di oliva. Per esempio la biancolilla ha un fruttato più leggero, un amaro, un piccante più leggero, automaticamente è più povera di elementi antiossidanti. Quindi bisogna considerare il punto di partenza, l'olio di partenza, e cercare di mantenere quel livello per tutta per tutto l'anno, fino almeno quando arriva l'olio nuovo. Ora, questo approccio sensoriale sarebbe interessante propagarlo soprattutto nelle scuole, anche gli addetti al settore il mondo della nutrizione spesso non considera, anche nella semplice dieta che scrivono i dietologi, olio extravergine d'oliva, scrivono olio d'oliva, e questo è sbagliatissimo, perché bisogna
trasferire attraverso le nomenclature merceologiche quella che è la categoria dell'olio, e anche abituare molte persone che vanno spesso comprano oli così, l'olio sfuso. L'olio sfuso è la cosa più pericolosa che possiamo avere tra le mani, perché nessuno ha messo un'etichetta extravergine, nessuno ha controllato i parametri chimici. E considerate che ci sono annate in cui per esempio la mosca olearia è molto presente, in cui spesso dall'oleificio non escono extravergine, perché quando il difetto sensoriale è presente, quindi sento terra, fungo, muffa, verme, qualsiasi cosa, quel difetto sensoriale automaticamente declassa l'olio extravergine. Quindi bisogna stare attenti anche alle miscelazioni che spesso i commercianti fanno con gli oli dell'anno precedente, mettendo un po' di olio nuovo, e questo avviene spessissimo. Quando si parla di prezzo dell'olio, pure il prezzo dell'olio in prima battuta è sempre superiore poi alla una situazione che si stabilizza. Perché questo? Perché all'inizio c'è una forte domanda, ma anche la qualità è più elevata, perché alla fine di ottobre, che coincide con il momento ottimale bene o male in Sicilia per la produzione di olio, fa generare una qualità più elevata che poi via via va diminuendo, fino ad arrivare prima di dicembre, in cui poi tutte le componenti di pregio dell'olio in buona sostanza vanno al minimo. Questo lo dico perché bisogna anche scegliere il tipo di olio da comprare, non il prezzo. Il prezzo poi lo fa l'andamento dell'annata. È anche vero che negli ultimi anni tantissimi produttori decidono di fare la raccolta, di anticipare quantomeno quelle 2 settimane per avere oli più pregiati, e quindi questo aiuta molto. Ora io voglio interromperla un attimino per questo, perché e poi chiudiamo, diamo la parola al dottore Liberto e chiudiamo, perché sennò ci sarà una sommossa popolare. Allora, il tema è questo. Dobbiamo spiegare bene che le olive non si mettono nei sacchi, ma si mettono nelle cassette, che le olive si portano, che le olive si portano al frantoio e si macinano e si pressano entro 12 ore, qualcuno dice 24 ore, io dopo 6 ore già mi incazzavo con frantoio. E che poi bisogna conservarlo in maniera adeguata, perché il rischio è l'ossidazione dell'olio. L'olio è cultura. Più noi conosciamo l'olio, e attenzione, l'olio non è solo, diciamo, ad uso gastronomico. L'olio, noi facciamo i saponi, facciamo il bagnoschiuma, facciamo lo shampoo, faremo le creme all'olio d'oliva, e anche per, diciamo, per la nostra salute, per la nostra, diciamo, per il nostro benessere. Tenete conto, e poi finisco veramente, un olio ricco di polifenoli è un curativo, perché ha fortissime capacità antiossidanti che aiutano, diciamo, a, la nostra salute, soprattutto se abituati a testarlo, a assaggiarlo sin da piccoli. E queste sono cose importanti che per esempio noi non sappiamo, e se noi non spieghiamo queste cose ai consumatori, ai produttori, non daremo mai valore al nostro olio d'oliva. Diceva poco fa il professore, in Liguria hanno 4 olivi e però riescono a dare fortissimo valore al proprio olio d'oliva. Stessa cosa in Puglia, in Umbria, questa cosa in Toscana. Noi qui abbiamo tantissimo olio, e però molto spesso abbiamo puntato più sulla quantità che sulla qualità. Dobbiamo puntare sulla qualità, dobbiamo puntare sulla possibilità di, attraverso l'olio, di dare ricchezza al nostro territorio. Chiedo scusa. Prego, sì. Allora, chiudo con una frase che mi piace molto. L'olio, da quando nasce, si sta e può solo peggiorare. Non ci sono oggi tecnologie o pratiche di qualsiasi natura che possono migliorare le proprietà dell'olio. Al contrario di quello che può avvenire col vino. Il vino col tempo può solo migliorare.
con l'olio può solo peggiorare, quindi mettetevi in quest'ottica di fare, mettere in atto tutte le strategie, dalla coltivazione alla raccolta, per fare in modo che quello che estraete arrivi nella vostra tavola e vi dia benefici per la salute e anche godimento per l'alimentazione. Grazie. Non voglio assolutamente... Per i nostri amici di Teletermini, il dottor Liberto, che è un esperto di agricoltura, un giornalista di agricoltura e anche scrittore di questo importante libro sull'oleoturismo. Prego. Io non voglio assolutamente creare una sommossa, quindi sarò brevissimo e veloce, così evitiamo subito di creare malumore. In genere la domanda che si fa sempre quando si scrive un libro, perché l'ha scritto un libro? È chiaro che questo libro nasce, a parte una passione mia per l'olio, ma anche perché mi occupo di agricoltura da quando sono nato, quindi bisognava necessariamente trovare, dare una soluzione a tanti operatori che lavorano nell'ambito dell'olivicoltura, dargli uno strumento capace di poter esercitare questa nuova forma di turismo, che è appunto l'oleoturismo, che da 3 anni è diventata legge, dargli tutti quegli elementi per far sì di poter operare in tranquillità e in serenità. Allora nasce questo libro, l'oleoturismo. E il discorso qual è? Da dove inizio? Io faccio una riflessione molto, molto netta, chiara. L'olio, state attenti a questo, è coltura per un verso e cultura dall'altro verso, perché quando le due cose le dividiamo al 50%, potrebbe essere: io vendo olio, io non sto vendendo olio, io vi sto vendendo una cultura che è diversa legata all'olio, perché l'olio è cultura, lo è quando manifestiamo il paesaggio. Se veniamo qua e vediamo questa meraviglia del paesaggio è perché c'è l'ulivo. Ma vendiamo anche la possibilità di fare cosmesi, vedete, saponi, sciampi, quante opportunità c'è. Ma vendiamo anche gli aspetti legati all'etnoantropologia. Ma voi vi ricordate quando giravano per le vostre strade nei tempi degli anni 60 e raccoglievano l'olio esausto, oppure raccoglievano l'olio ormai, il residuo di olio, e ve lo cambiavano con il sapone o con alcune oggetti particolari? Ma quella è la cultura, cioè lo storytelling, vero, quando parliamo poi di olio, dobbiamo andare a raccontare questi eventi, questi fatti, che diventano di fondamentale importanza per ammaliare il nostro turista, il nostro visitatore. Allora, se noi riusciamo a vendere questa cultura, ma soprattutto quello che diceva il dottore Marino, cioè che l'olio assolutamente non è un condimento, o lo è in parte, ma è medicina. Ma questa medicina non è che l'abbiamo stabilito noi, ce l'hanno detto gli americani, ci hanno detto che se ha un quantitativo di polifenoli, quella sostanza che pizzica, si chiamano polifenoli, che è la nostra vita, la nostra necessità per vivere, perché questi polifenoli in realtà compattano i radicali liberi che il nostro corpo ogni giorno continuamente emana per le nostre attività che facciamo. Quindi allora diventa fondamentale, allora se è medicina, se è cosmesi, se è cultura, se è storia, se è tradizione, se è etnoantropologia, diventano sicuramente degli aspetti fondamentali che danno un valore in più all'olio. Quindi dobbiamo partire da questo concetto. A questo c'è anche un aspetto ludico. Considerate quante attività si possono fare nell'ambito di un oliveto, perché benissimo io posso fare un concerto di musica, e chi me lo vieta? Una presentazione di libro, l'olioterapia, che per ora c'è una fotografia che gira su tutti i canali nazionali, c'è questa persona, questa ragazza che tragicamente è stata trucidata, ha abbracciato un ulivo ed era il simbolo di questo legame che c'è tra uomo e naturalmente le piante stesse. Quindi si possono fare tante opportunità, ma il libro parla come farlo.
Fabrizio, come fare questo olio triplo? Perché la gente non lo sa, così come si deve, la logica che deve muovere sia gli operatori, l'amministrazione comunale, le OP, l'organizzazione dei produttori, perché c'è tutto un meccanismo che deve necessariamente essere messo in atto, legato un po' agli aspetti del marketing, allo storytelling, alla cultura stessa. Sono tutti elementi che vengono messi assieme e dà contezza del libro stesso. Io voglio chiudere con una cosa, una riflessione. Voi sicuramente, io non c'ho qua le slide, quindi non mi posso fare vedere assolutamente i titoli dei giornali, non solo siciliani, ma dell'Italia meridionale. Spesse volte, in questo periodo ce ne sono tante, affacciano delle immagini che dicono tagliate gli ulivi al signor Tizio o al sindaco Caio o a personaggi particolari. Tagliano gli ulivi. Allora c'era un sindaco amico mio che mi ha detto, dice, guarda, mi hanno tagliato a me 50 piedi d'ulive. Io non riesco a capire, stavo impazzendo di questo problema, perché accanto avevo le arance e non me l'hanno tagliate. C'avevo le pesche e non me l'hanno tagliato, mi hanno tagliato gli ulivi. Non parliamo di cosare tagliare un ulivo a termine, c'è la storia. No, ma è importante questo, il concetto è questo, cioè voglio chiudere proprio con questo elemento fondamentale per far capire perché. Ve lo siete chiesti mai perché tagliano l'ulivo? L'ulivo è vita. Perché l'ulivo è vita, cioè il concetto qual era? Fin dai tempi più remoti, chiunque, le popolazioni che si insediavano in un determinato territorio, la prima cosa che faceva il barone che concedeva le terre era quello di dargli la possibilità di piantare l'ulivo. L'ulivo significava radicamento, significava vita. Nel momento in cui nella logica delinquenziale, mafiosa, passa questo concetto, la prima cosa che deve fare è tagliare gli ulivi, perché l'ulivo significa tagliare la vita. E allora quindi il valore dell'olio diventa di fondamentale importanza. E state attento a un'altra cosa. Un momento fa ho visto aprire una bottiglia di vino. Guardate, la prima cosa che ha fatto, hanno aperto, io non voglio fare la guerra tra l'olio e lo vino perché sarebbe una cosa assurda, ma farvi riflettere soltanto su alcune cose. Dopo questo che vi ho detto, che l'olio è cultura, è storia, è paesaggio, è tradizione, è medicina, è cosmesi, una cosa ve lo voglio fare pure riflettere. Quando si apre una bottiglia di vino, si odora il tappo, lo si porta come se fosse un bambino così adolescente, c'è tutta una poesia dietro. Ma voi vi siete chiesti in quanti locali, in quante trattorie, in quanti ristoranti ci dice che fa, me lo porto una bottiglia d'olio o un poco d'olio, vi portano ancora l'oliera col contenuto in plastica, che è vergognoso, ma è ancora più vergognoso quando accettate o accettiamo, o in pizzeria, al ristorante, andare a condire le nostre pietanze con quelle bustine d'olio. Li dobbiamo rifiutare, perché quello è il sinonimo che stiamo distruggendo tutto, la nostra cultura, la nostra storia, la nostra tradizione. Non stiamo prendendo una medicina. Allora noi cominciamo, intanto grazie a voi per il vostro preziosissimo contributo, ci dice apriamo le danze. Perché... Avete i piatti? Là ci sono i piatti, prendete i piatti per la salsiccia che...